Bentornati nella rubrica che mette in risalto l'amore, la tolleranza, l'empatia verso il prossimo. No, sto scherzando. Quello che solitamente vediamo nei video dei commenti degli apostoli è la frustrazione, l'odio, la dissonanza cognitiva e l'intolleranza verso il pensiero altrui. Tutti i frutti di quel magico mondo pieno di disagio che è tipico delle religioni. Comunque te sei troppo duro, eh. Vanno compresi, vanno capiti. Sono come i bambini a cui gli spegni il televisore mentre si stanno a vedere il cartone animato preferito. E non è che gli puoi dire va sta cazzata e va a fare i compiti, è normale che si triggerano. Vabbè, ma che dovrei fare? Devi portare rispetto, devi limitarti affinché chi è limitato poi non si senta in difetto, no? Come adulti che coi bambini fanno finta pure loro di credere a Babbo Natale. E per non farli sentire scemi, no? È questo che significa il rispetto del sentimento religioso. Cominciamo con il primo commento. Donatella mi scrive: "Non fai ridere, fai solo pena, pagliaccio." Perdonami Donatella, ma pagliaccio magari sarà chi dice di aver sacrificato la sua vita per salvare l'umanità e poi dopo 3 giorni è resuscitato meglio di come stava prima. Ma che sacrificio è? Ci ha solo guadagnato. Mirko Ferreri invece ci tiene a farci sapere il suo parere e dice: "Quando ignoranza e non rispetto si mischiano a una certa parlantina ironica, escono video come questo. A mio parere, vergognoso." No, caro Mirko, quando ignoranza e una parlantina ironica si uniscono ai Don Alberto Ravagnani, mentre quando trasformi la satira in un fallo chiodato rotante che produce bestemmie, ahimè. Antonio Crescenzi invece dice: "Fai lo stesso identico errore. Pecore, cioè dei preti, la tradizione. Quello che il mondo dice, in là non riuscite ad andare, cerca di usare il cervello. Potresti trovare cose, ma magari ti interessa solo l'ironia, magari c'è se guadagna." Boh. Ora invece è il turno di una vecchia conoscenza che sospetto abbia frequentato la stessa scuola dell'Antonio di prima, ma con più giorni d'assenza. Kakkain, dimenticavo. Ah già, mi chiama Kakkain perché l'ultima volta che ho risposto a un suo commento l'ho fatto con una scorreggia. Il Padre mio Signore, Dio, padrone di tutto e di tutti, buono e misericordioso per chi lo ama, lento e terribile per chi lo odia, mi ha ricordato, deve dare a tutti il salario meritato, quindi verrò io. Rilassatevi. Grazie Antonio, tu sei l'emblema dei motivi per cui non smetterò mai di fare quello che faccio. Enrico invece lancia una tripletta con 3 commenti sullo stesso video uno dopo l'altro. Leggi il Vangelo, vestito da buffone, ignorante. Non so se vanno letti insieme. Comunque, Enrico, se vuoi ascoltare il Vangelo letto da un ignorante vestito da buffone, ce l'ha messa. Iantoleo invece ci chiede: "Ma non si proprio evitare di usare un linguaggio volgare?" Ma vaffa. Filippo Arcangeli pone una domanda: "Poi, se sei così gentile da farci un video quando non sei strafatto da chissà quale droga, lo apprezzeremo tanto. Grazie, molto gentile." Caro Filippo, se assumessi droghe, probabilmente comincerei a sentire voci che mi ordinano di sacrificare mio figlio in cima ad un monte e non ci tengo a diventare il patriarca delle prossime 3 religioni monoteiste che affliggeranno il mondo con la loro follia. Ritroviamo nuovamente Teresa, che potete comunque leggere sotto i commenti di qualsiasi mio video con preghiere di varia natura, ma stavolta invece scrive: "Le cose che dici non le pensi veramente. Tu sei arrabbiato con te stesso e col mondo, ma il Signore conosce il tuo cuore. Aprilo." Ah sì, lo conosco. E il problema è che lui conosce il mio. Ma tu non hai un cuore. Appunto. Angelo Ciccolo invece ci rivela la verità che noi tutti non comprendiamo. Tranquillo che adesso non capisci perché sembra che Dio non riesca a sconfiggere quel deficiente del diavolo, ma un giorno lo scoprirai e poi sarai costretto ad ammettere che di Dio non avevi proprio capito una mazza. Ti sembra che Dio non possa sconfiggere il diavolo, ma in realtà non è così come credi tu, ma un giorno lo scoprirai e capirai che Dio al diavolo lo sconfigge continuamente e un giorno il diavolo sarà sconfitto da Dio in modo definitivo.
Ah no, a briscola mi batte sempre, è fortissimo, è tutto il resto che incesa fa. Chiudiamo ora con un commento di Lucio Guida che scrive: Ma perché ti riferisci a Dio quando parli delle cose che fanno gli uomini? Tu non sai chi è Dio, ma una cosa è certa, ed è che tu non lo sei e mai lo sarai. Polvere. Io non so Dio? Io non so Dio? Vabbè, manca a fa così però.